Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, io sono Karim e oggi vedremo una revisione completa di quelli che sono i miei investimenti nel mese di aprile per il mondo del peer-to-peer lending. In particolare vedremo nel dettaglio quali sono stati i guadagni per ognuna delle piattaforme in cui investo e vi racconterò quelle che sono le novità su queste piattaforme e che cosa intendo fare io con ognuna di esse. Se siete nuovi sul canale, se siete interessati al mondo degli investimenti, alla crescita personale, ad iniziare ad investire, iniziate subito iscrivendovi al canale così non vi perderete nessun video come questo. Se già mi seguite da un po', sapete che io principalmente investo in quattro piattaforme, due di peer-to-peer lending e due di crowdfunding immobiliare. Sono Mintos e Bondora, che sono due delle più popolari, e Estate Guru e Crowdesto, che sono due piattaforme di crowdfunding immobiliare, tutte e due estoni. Nel mese di aprile ho cercato di ridirezionare alcuni dei miei investimenti nel peer-to-peer lending e nel crowdfunding nei mercati azionari dove si sono presentate alcune opportunità. In particolare ho prelevato dei fondi da Mintos, che era una piattaforma in cui ero più esposto rispetto alle altre, all'incirca intorno ai 1000 euro, e sto cercando di prelevare più o meno la stessa somma anche da Bondora, per ridurre anche quella che è la mia esposizione in generale su questa tipologia di piattaforme, che allo stato attuale rappresenta circa il 15% del mio portafoglio di investimenti. Per quanto riguarda Mintos, i prelievi sono stati molto veloci, avevo quasi tutti i prestiti molto a breve termine, quindi è stato veloce prelevare i soldi. All'incirca in 2 o 3 settimane sono riuscito a prelevare questa cifra. Per quanto riguarda Bondora invece, nonostante io investissi nel piano che prevedesse una liquidità istantanea, che era Go and Grow, allo stato attuale non è stato così semplice prelevare il denaro e infatti sto ancora aspettando di ricevere questi soldi dalla piattaforma. In particolare hanno introdotto una modalità di prelievo parziale in cui i soldi dal conto Go and Grow vengono ridirezionati sul saldo principale, e questa modalità sicuramente non è celere quanto era prima il prelievo da Bondora, quindi vedremo come si evolverà nel mese di aprile. Però comunque è importante secondo me avere consapevolezza di questa cosa, perché anche quando viene dichiarata una liquidità istantanea, in realtà comunque potrebbero esserci dei tempi un po' più dilatati di quello che ci si aspetta. Un'altra novità che riguarda Mintos è che comunque sta avendo delle difficoltà nell'ultimo periodo, e questo è stato evidente soprattutto nelle ultime settimane, in cui circa moltissimi loan originator sono stati sospesi dall'attività. E seppur Mintos assolutamente rappresenta una delle piattaforme più solide, se non la più solida in Europa per quanto riguarda il peer-to-peer lending, comunque anche essa stessa sta avendo un momento di difficoltà a causa soprattutto di questa crisi che c'è stata nell'ultimo mese all'incirca. Per quanto riguarda le due altre piattaforme, invece, su Estate Guru non ho moltissime novità, non ho investito nulla e non ho prelevato nulla, ma la mia esposizione su questa piattaforma non era altissima. E per quanto riguarda invece Crowdestor, sul loro sito hanno esposto una nuova opportunità di lavoro, il che secondo me rappresenta, diciamo, una buona notizia, perché evidentemente non temono poi così tanto questa crisi e stanno anche investendo nel personale che dovrebbe lavorare all'interno dell'azienda. Quindi secondo me, seppur Crowdestor allo stato attuale abbia rinviato alcuni dei pagamenti per evitare che alcuni progetti andassero in default e che quindi nessuno li pagasse più, questa secondo me è una buona notizia, perché comunque mostra anche la buona fede da parte del team di Crowdestor, che investe ancora nel personale e che crede ancora in questo progetto. Ma non perdiamo altro tempo, vediamo ora concretamente quali sono stati i guadagni per il mese di aprile e poi vedremo quelli che sono invece i progetti per quanto riguarda il mese di aprile, almeno per il mondo del crowdfunding immobiliare e del peer-to-peer lending. Ok, qui trovate i guadagni dell'ultimo mese, in particolare sono suddivisi così: 28 su Mintos, 15 su Bondora, 90 centesimi su Estate Guru e 2 euro su Crowdestor, considerando anche che Crowdestor ha sospeso l'accredito degli interessi fino a giugno per evitare di andare in default. Qui c'è uno spaccato del mio portafoglio, di come è composto, in particolare 35% su Mintos, 39% su Bondora, 20% su Crowdestor e 7% su Estate Guru. Il 39% su Bondora è semplicemente dato dal fatto che ancora devo prelevare un po' di soldi da questa piattaforma, e a quel punto credo che si attesterà anch'essa intorno al 20% per ristabilire la cosa. Da quest'altra parte invece c'è un altro grafico che rappresenta il totale del ritorno dell'investimento su ognuna delle piattaforme. Comunque ho iniziato ad investire su ognuna di esse in tempi diversi, quindi questo grafico non serve sicuramente per comparare ogni singola piattaforma, ma piuttosto soltanto a me per rendermi conto di quanto sono riuscito a ritornare dell'investimento su ognuna di esse. Infatti qui già si vede che Mintos è quella più alta, perché è quella che ho iniziato per prima. Bondora è stata la seconda ed all'incirca al 6%, perché investo nel prodotto Go and Grow, e poi ci sono le altre due, Estate Guru e Crowdestor, che è stata proprio l'ultima su cui ho iniziato, che però ha i tassi di interesse più alti rispetto degli altri. Comunque moltissimi avete chiesto se condividerò questo foglio, e la settimana prossima uscirà un video in cui mostrerò tutto quanto il mio budget completo e condividerò
anche questo documento, non sarà esattamente uguale a questo, però sarà molto simile, in cui potete anche voi utilizzare lo stesso foglio per censire i vostri investimenti. Qui sotto c'è invece un grafico complessivo degli interessi spaccati per ogni mese e per ogni piattaforma, e da qui potete vedere come nel corso del 2019 questo interesse è stato più o meno sempre crescente, e poi adesso si è attestato, considerando anche il fatto che non sto più depositando molto su queste piattaforme, che anzi ho anche prelevato in alcuni casi. Comunque considero queste piattaforme una tipologia di investimento ad alto rischio, per questo ricopre soltanto il 15% del mio portafoglio. La preferisco però rispetto ad altre tipologie di investimento come il Bitcoin, che a mio avviso sono ancora più speculative e che hanno un impatto meno diretto sulla società rispetto a quanto possa avere costruire effettivamente un immobile oppure effettuare un prestito personale a delle persone. Ad ogni modo, per il mese di maggio invece conto di effettuare un primo investimento sulla piattaforma italiana di crowdfunding Walliance. Ho provato già nel mese di aprile ad investire, ma non ci sono riuscito perché l'unico progetto che è stato rilasciato è stato chiuso circa dopo 15 minuti dall'apertura del progetto, e questo lascia anche ben sperare che gli italiani e gli investitori italiani stanno continuando ad avere fiducia nel crowdfunding immobiliare, chiudendo addirittura un progetto in tempi record come 15 minuti. Nel mese di maggio verrà rilasciato un nuovo progetto e conto di investirci nel caso dovesse rappresentare una buona opportunità. Ad ogni modo, se vi è piaciuto questo video, vi invito a distruggere il bottone di mi piace per l'algoritmo di YouTube. Io sicuramente vi ringrazio per aver guardato tutto il video fino alla fine e vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video. Ciao!